Ospite oggi di Dischi e Musica, Daniele Benneghin, ben ritrovato. Ciao, ciao, un saluto a tutti, come stai? Ah, abbastanza bene, quando si parla di musica io sto sempre bene. E noi fra l'altro ci risentiamo dopo un anno di distanza in cui avevamo parlato del tuo singolo, in attesa ci eravamo detti poi quando ci saranno novità ci risentiremo e in effetti c'è la pubblicazione di questo album che è molto interessante. Vogliamo cominciare a introdurre diciamo anche il tipo di produzione che hai fatto, che è un po' diversa rispetto al solito, anche un po' più elettronica, se vogliamo. Allora. Beh, sì, è stata proprio una voglia, una decisione, una voglia di sperimentare e rispetto agli altri quattro album precedenti abbiamo voluto cambiare vestito alle canzoni. Quindi le canzoni sono di normale mia scrittura, ma poi ci siamo chiusi in studio con Paolo Iafelice dell'Adesiva Discografica e abbiamo cercato più l'elettronica dello strumento suonato. Proprio per fare qualcosa di nuovo, per sperimentare noi qualcosa di nuovo e sono contento del risultato. In questo disco ci sono, insomma, c'è il tuo mondo, tu hai voluto segnalare attraverso anche i titoli delle canzoni alcuni aspetti della vita che ti circonda, ma circonda più o meno tutte le persone. Hai detto, insomma, che sei stato chiuso dentro, come un po' tutti noi, per scrivere queste nuove canzoni. Il risultato che hai ottenuto, quanto ti soddisfa e dove credi che possa entrare nell'animo delle persone che lo ascolteranno? Beh, mi soddisfa molto, le canzoni secondo me hanno un'apertura verso il mondo molto grande rispetto magari a produzioni mie precedenti, forse anche perché il periodo che stiamo vivendo è un periodo che abbiamo vissuto tutti in maniera uguale, certo ognuno con problemi diversi, ma poi i problemi erano il risultato di una stessa azione. Quindi è un album, secondo me, che rispecchia sì il mio mondo, il mio modo di vivere oggi, ma è comunque un bel quadro anche per l'ascoltatore. Gesto atletico, anche la copertina che noi insomma, stiamo vedendo, rappresenta un mondo particolare, un mondo che come dici tu, del nord-est, che è quello produttivo, quello delle aziende. Questo gesto atletico tu hai voluto dare un significato particolare, giusto? Sì, il capannone che si vede in copertina è un gesto atletico. Io vivo il nord-est tutti i giorni, io sono nato e spero di morire a nord-est. E come tutti quelli che vivono qua, lavoro anch'io e io lavoro all'interno di un capannone. E quel capannone che c'è in copertina è la parte nuova. È un capannone nuovo dove all'interno ci stanno dando delle nuove produzioni e ho voluto mettere quello perché anche quello è un gesto atletico. È un gesto atletico fatto da persone che lavorano tutti i giorni, da collaboratori, da team di lavoro che crescono assieme e attraverso dei gesti atletici normali che magari per noi sembrano cose normali, invece sono degli atti eroici in un certo senso, creano il proprio futuro, lavorano per il proprio futuro all'interno di un ambiente e di una comunità. Quindi anche le canzoni, a parte la copertina dell'album, vogliono proprio dare luce a questo, far luce su tutti quei piccoli gesti atletici che ognuno di noi fa nel proprio vivere, nel proprio settore, nel proprio lavoro. Fa magari inconsapevolmente, ma poi sono quegli atti che svoltano, che danno un significato al nostro tempo o al tempo delle persone che ci stanno accanto. Sì, è vero. C'è anche un video, hai realizzato anche un videoclip di uno dei brani, ce ne vuoi parlare? Sì, beh, adesso come il singolo che accompagna l'uscita dell'album è Alieno a tempo pieno. Il video è stato realizzato da Alessandro Cracolici, che è un regista siciliano con il quale stiamo collaborando molto e mi piace tantissimo perché è un visionario. Il video appunto è della canzone Alieno a tempo pieno ed è un po' un mio autoritratto, quindi è un po'
quello che vedo io attraverso i miei occhi al giorno d'oggi, nella situazione attuale, sottolinea il fatto che per come ci comportiamo con il nostro mondo, con il nostro pianeta, siamo un po' alieni rispetto al nostro pianeta, nel senso che per essere un po' più terrestri dovremmo amare un po' di più questa terra. E da qui il video dove ci sono dei bellissimi spunti, andate a vederlo perché merita. Non lo dico perché è mio, lo dico perché l'ha fatto Ale, e Ale è uno forte. Sì, stiamo vedendo dei frammenti di questo videoclip nel frattempo chiacchieriamo. E tu quindi credi che ci sia, diciamo, il tuo è come quasi un punto interrogativo sull'idea di immaginare che il prossimo, insomma, le persone che ci circondano abbiano a cuore anche il nostro pianeta? E questo è ciò che vuoi sottolineare. C'è effettivamente questa sensibilità? Deve esserci. Io penso che sia un percorso che dobbiamo fare tutti, dal primo all'ultimo, sia una rivoluzione che deve nascere da te stesso. Quindi andiamo a fare le manifestazioni, il Friday per il mondo, eccetera, eccetera, però magari andiamoci in bicicletta, non andiamoci in macchina. Cioè, cambiamo il nostro modo di vivere il pianeta, ma basta poco. L'unica cosa che mi spaventa, o che comunque dobbiamo renderci conto, che è un cambiamento in meno. Dobbiamo pretendere meno, dobbiamo provare a vivere con meno. Allora questo aiuterebbe il nostro pianeta. Assolutamente, perché diciamo il consumismo, le comodità ci hanno portato ad avere, diciamo, un orizzonte che non combacia con quello del pianeta. Insomma, si sente spesso dire abbiamo già consumato un pianeta, stiamo per consumare un pianeta, un altro non ne abbiamo, e quindi abbiamo bisogno di cambiare anche le piccole cose, come dici tu. Ma io penso che se noi pensiamo a una cosa sola, mi serve una maglietta. Intanto magari non me ne prendo 10 se me ne serve una, ne prendo una e do un'occhiata da dove arriva. È stata prodotta tanto tanto lontano da noi, non ha senso comprarla, perché quel tanto lontano è stato coperto da un trasporto che ha consumato tantissimo carburante che va ad inquinare. Magari scegliamo un qualcosa che è stato prodotto più vicino a noi. E già questo potrebbe essere un metodo di cambiamento, un pensiero. Chiediamoci dove è stata prodotta sta roba e rispondiamoci, poi ognuno deve rispondere a se È stesso. ovvio, purtroppo diciamo il consumismo e una certa avidità, certi strati di potere, insomma, ci condizionano al punto, insomma, di desiderare sempre di più anche ciò che magari non è Non indispensabile. serve, esatto. D'accordo Daniele, grazie di essere stato di nuovo nostro ospite, è stato un Grazie a te. piacere incontrarti e scambiare di nuovo quattro chiacchiere, ci rivediamo al prossimo appuntamento. Alla prossima, grazie ancora, ciao a tutti. Mayday, mayday, I've been shot, mayday.